perché o non utilizzare la meditazione come frutto e fonte di ricerca propria? Calmiamoci, rilassiamoci, entriamo di più in profondità, svuotiamo la mente da quello che non vi serve, riprogrammiamo per quello che realmente voglio fare e arrivare alla forza dell'intenzione, perché l'intenzione in realtà è qualcosa che non vediamo, è qualcosa di intangibile, cioè imparare a sentire, imparare ad ascoltarci, imparare a entrare in silenzio profondo che ci permette di entrare nel vero ascolto, rallentare i pensieri, rallentare la nostra capacità di focalizzare il nostro intento. Bellissima, veramente una giornata splendida, ricca di informazioni che mi porterà a casa davvero di cuore. Grazie mille. Se noi impariamo a comprendere quali sono le nostre emozioni, quelle che ci fanno stare bene a noi, e lì ci porta il nostro inconscio. Come comunicare con l'intenzione? Può collegare un ponte tra me e la sorgente. E in che modo posso collegarmi alla sorgente? È stata un'esperienza veramente molto straordinaria e proprio da consigliare a tutti, in quanto mi ha dato proprio molta emozione positiva, molta carica. E sicuramente spero di rincontrare di nuovo Carlo, perché è una persona molto straordinaria. Uno, col linguaggio, il suono. E quando entriamo in connessione col nostro cuore, il cuore ci darà sempre la verità. Ed è appunto condividere un aspetto importante che è la spiritualità in qualche modo. Cioè, il mio passato è parte della mia vita. Io mi devo mettere nel futuro e posso guardare il mio passato e le cose che posso fare oggi, grazie al mio passato, grazie alle esperienze che ho vissuto. Devo tenere sempre molto a mente che sono padrona della mia vita, no? Cioè che non sono sola, perché c'è l'universo, ma che sta a me la mia responsabilità a decidere dove andare. Il significato della vita è che la vita è un viaggio nel viaggio. Pensiamo sempre ad arrivare alla fine del viaggio e spesso non ci godiamo il presente. E il presente siamo noi. Bellissima giornata, spero di ripeterne un'altra così. Grazie, grazie. Tante, però tanta introspezione. Sì, grazie a voi. Pronto? Ciao. Oggi ho la fortuna di poter esprimere un'intenzione, che è sempre meglio, stare in armonia con me stessa, ma soprattutto riuscire a superare le mie paure. Per ora ti ringrazio, Universo. A presto, ciao. Ciao ragazzi, è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto anche il grande Carlo, uomo simpaticissimo, mi ha dato tanta energia, mi ha fatto capire cose molto sottili e profonde, ci devo lavorare, ci arriverò. Hai un grande cuore. Grazie. Grazie. Comunque ogni giorno uno scopre che magari ci sono delle cose nuove
e altre che hanno perso di interesse. Questo mi è successo un po' oggi. E poi con te io parlerò. Stretti intorno e poi a piedi nudi noi dentro la nostra musica. Ciao ragazzi, è stata una bellissima esperienza venire qua. È stata una cosa nuova per me venire in un gruppo a fare meditazione, a conoscere nuove persone che avevano le stesse intenzioni, le stesse vibrazioni. È stato veramente un piacere, vi consiglio di venire e seguire Carlo perché è veramente una bravissima persona ed è un professionista.